L'obiettivo di questo incontro è fondamentalmente raccontare a chi non lo sa cosa No Man's Land sia, perché No Man's Land è in qualche modo un posto magico del quale è anche abbastanza facile innamorarsi se si comincia a frequentarlo con una certa continuità, perché è una situazione unica al mondo, benché teoricamente replicabile, ed è una situazione che si deve fondamentalmente alla generosità e all'energia di Mario Pieroni e Dorothy Pollmeyer, che sono qui e parleranno tra breve, e anche, e forse soprattutto, alle idee libertarie e democratiche di quell'architetto molto sui generis che è stato Jonah Friedman, che ha immaginato come trasformare e cosa fare a No Man's Land, e il cui pensiero, paradossalmente, più anni passano e più si dimostra attuale. Però questo incontro ha anche un secondo obiettivo, che è quello di rafforzare i legami tra No Man's Land e il Dipartimento di Architettura, immaginando forse alcune attività. Per noi, per me, per noi, per il Dipartimento, è di assoluta importanza continuare questo rapporto con No Man's Land. Questa di oggi è un appuntamento, ma speriamo che ci siano altri appuntamenti. Noi dobbiamo consolidare, dobbiamo strutturare, dobbiamo dar forza a questa convenzione che abbiamo tra Dipartimento di Architettura e No Man's Land. Sono convenzioni importanti perché all'interno di queste convenzioni si possono fare diverse attività, attività che riguardano voi ragazzi, studenti, ma anche attività che riguardano altre persone. Quindi, come dire, oggi è un piccolo, diciamo, gradino verso un ulteriore rafforzamento dei nostri rapporti, in maniera tale che questi rapporti possano veramente crescere e andare avanti. Sono rimasto colpito e guardavo queste installazioni che sono state fatte da voi, e c'era il sole e c'era questa luce strana, ma era miracoloso. Allora pensavo, no, veramente questo luogo è magico. Ecco, ringrazio tutti voi di aver partecipato a questa avventura. Cioè, la terra di nessuno appartiene a tutti, è una terra libera, però è anche una terra di responsabilità, perché non ci sono regole in una terra, in un No Man's Land non esistono regole, ognuno deve avere la propria etica e la propria capacità di relazionarsi. Alzo, questo è un po' il senso. Quel poco che noi vogliamo fare è che con No Man's Land vorremmo farvi sognare, far rimanere dentro di voi forte la dimensione del sognare, del vedere, del immaginare anche in grande. Parlo a nome di tutti i ragazzi e ragazze che hanno partecipato al workshop tenuto l'anno scorso, quest'anno tra il 22 e il 28 maggio presso No Man's Land a Loreto Brutino. E abbiamo risposto alla call della nostra università e abbiamo partecipato a questo workshop. Era un workshop che secondo noi può essere definito un po' diverso. Diverso perché non è come i workshop compositivi a cui siamo abituati, in cui diciamo, si va a progettare in una settimana un qualcosa, ma è prendere, diciamo, l'idea, un progetto già esistente, quello di Jonah Friedman, e diciamo, realizzarlo praticamente materialmente. Alessandra Gabriele ha pensato di fare un uso, come si potrebbe dire, attraverso dei simulacri, immaginare come si potessero arredare e quindi abitare i cerchi stessi. Vorrei dire subito che è stata un'esperienza meravigliosa, perché è stata un'esperienza in qualche modo di tipo estetica, cioè ha permesso a più di 200 bambini e ragazzi di confrontarsi con le opere site specific presenti a No Man's Land, e quindi di confrontarsi con l'arte contemporanea e con i linguaggi dell'arte contemporanea. Con un piccolo ringraziamento a Rita Lancia, che vedo qui, perché con la ICO ha fornito tutta la carta che è stata usata per questo, per questi laboratori. Noi con No Man's Land, noi in quanto Brera terapeutica artistica, siamo intervenuti a maggio stesso, come avete visto prima nelle immagini, con un laboratorio condotto da quattro studentesse che sono venute a fare il tirocinio e hanno potuto confrontarsi un po' con gli studenti giovani delle scuole elementari
dell'infanzia addirittura, quindi molto molto piccoli, ma poi anche con pazienti del centro diurno psichiatrico di Pescara, quindi problemi relazionali che magicamente in un posto come No Man's Land sono stati superati, e quindi anche questa è la magia di No Man's Land. Grazie Roberto. Grazie a voi. A No Man's Land ci sono molte opere di illustri artisti. Una delle ultime, donata da Alberto Garutti, è una lastra incisa con una frase che vedete riportata in basso sotto la sua immagine. Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui ora. Buonasera a tutti, io porto i saluti del sindaco in rappresentanza del comune, ci sono io, la sottoscritta, sono l'assessore di Martile e ho la delega alla promozione del territorio. Al mio fianco invece abbiamo il consigliere provinciale e comunale di Loreto a Prutino, che ha la delega alla cultura. Noi abbiamo sin da subito appoggiato il progetto No Man's Land e appoggio in toto tutto quello che è stato detto. È un posto magico, ma io credo che No Man's Land non si possa raccontare, è un luogo da vivere. Noi abbiamo riconosciuto a Mario la cittadinanza onoraria e di questo ti ringrazio. No Man's Land ha un carattere universale, anche la stessa idea di terra di tutti, terra di nessuno, è un concetto che oggi più che mai è rivoluzionario, sarei dire. Pensare un museo senza biglietti, senza file, ma un museo aperto a tutti, accessibile a tutti, a qualsiasi ora del giorno e la notte, anche al di là, direi, delle condizioni economiche di chi si appresta a visitare. È un luogo che, diciamo, fa tabula rasa di tutti questi preconcetti mentali e unisce l'arte, l'architettura, la musica con Alvin Karran e il suo pianoforte. Noi veramente siamo onoratissimi di avere a Loreto Prutino No Man's Land. È un regalo che Mario e Dora non hanno fatto però solo a noi, ma credo a tutto l'Abruzzo, io direi, visto che è la terra di tutti, a tutta l'umanità. Vorrei ringraziare Gino Di Paolo, perché Gino Di Paolo ha fatto tutte le fotografie da anni a No Man's Land. A un certo punto, su un pezzo di marciapiede, vedo montate una serie di scatole, di cose, di fil di ferro che in qualche modo inquadravano in wireframe l'occupazione di alcuni cubi, di alcune figure, e mi hanno detto: quello è il museo di Jonah Friedman. Ovviamente io rimasi come un fesso deluso, ma lo dico con ignoranza che avevo e forse potrei anche avere addosso. E poi da lì allora mi è incuriosito un po' questo senso del necessario, questa spogliare di tutte le aggettivazioni, le operazioni, i luoghi, gli spazi per riportarlo all'elemento principale. Quindi noi lavoreremo sul tema dell'abitare. E tutto questo serve per portare avanti un progetto condiviso tra noi tutti e con voi.